sorpresa, poi si va avanti, insomma, ecco, nella chiesa sappiamo che le sorprese non mancano mai. Mentre le campane suonano la festa nel quartiere cristiano della città vecchia di Gerusalemme per annunciare la notizia del nuovo patriarca nominato dal Papa, al telefono dalle cascine bergamasche dove è nato 55 anni fa, Monsignor Pizzaballa riflette sui suoi 30 anni esatti di missione in Terra Santa. Sono cambiato io, è cambiata la Terra Santa, la mia percezione della realtà, degli eventi, delle persone, anche della Chiesa, della fede è totalmente diversa, direi più matura, più disincantata, ma forse anche per questo anche più sincera, più vera. Al termine dei suoi 12 anni nelle vesti di custode di Terra Santa, il Papa ha voluto Monsignor Pizzaballa amministratore apostolico del Patriarcato Latino. Sulla diocesi pesava un debito di più di 100 milioni di dollari, per il 60% ora risanato. Cambiano naturalmente le prospettive, incontro essere una figura temporanea con un compito specifico, un conto essere il pastore a tutti gli effetti di questa comunità. Restare ancora in obbedienza al Papa, scritto oggi alla sua piccola comunità disseminata tra Israele, territori palestinesi, Giordania e Cipro, è il verbo dell'amore che si impara nel Cenacolo e al Getsemani. La consegna totale di Gesù al Padre dentro però la fatica dell'obbedienza. La fatica, il sangue, che prevede anche il giorno totale della vita. Ecco. All'orizzonte una crisi economica e sociale acuita dalla pandemia e un conflitto sempre più determinato dalla sfiducia reciproca. È chiaro che noi come Chiesa non potremo entrare dentro le sale dove si prendono le grandi decisioni, ma abbiamo ancora un ruolo non indifferente attraverso le nostre istituzioni, le scuole, gli ospedali, così, attraverso il quale possiamo poco alla volta costruire gesti e atteggiamenti di fiducia. Il resto poi il Signore